Oltre 40 kg tra carne e pesce senza alcuna indicazione sulla provenienza, sporco nella cucina dove venivano preparate pietanze per la gastronomia senza il piano di autocontrollo HACCP, 500 confezioni di generi alimentari senza etichette e con indicazioni solo in lingua cinese e ben 2000 buste non compostabili e biodegradabili usate per la commercializzazione degli alimenti. È il quadro riscontrato dai carabinieri forestali di Prato in un supermercato a conduzione cinese in via Filzi che sulla base di quanto accertato è stato chiuso dall'AS Toscana Centro. Il provvedimento di sospensione dell'attività sarà revocato solo quando saranno ripristinate le condizioni di legge previste per questo tipo di negozio. Il controllo è scattato nei giorni scorsi da parte del gruppo Interforze coordinato dai forestali pratesi, presenti 10 militari dei reparti specializzati, tra cui l'Ispettorato del Lavoro e il NAS, per accertare il rispetto della legge per quanto di competenza, eventuale uso di lavoratori irregolari e igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. I carabinieri forestali hanno contestato sanzioni per 7.000 euro per il mancato uso di buste in plastica leggera, mentre i verbali per le violazioni accertate dal NAS ammontano a 4.500 euro. L'Ispettorato del Lavoro, dopo aver controllato tutti i dipendenti in servizio, ha avviato ulteriori accertamenti sulla regolarità complessiva dell'azienda.